Si chiama Holly Dance, è la madre del piccolo Erky che vi ricordo si è spento di recente. Il bambino, vi ricordo che era andato letteralmente in coma, aveva 12 anni di età, è morto in Gran Bretagna. I medici hanno interrotto la ventilazione meccanica, hanno staccato la spina che lo teneva in vita, in coma da aprile, dopo che la mamma lo trovò incosciente in camera sua, dopo forse un gioco di soffocamento nel web, finito purtroppo decisamente male. Staccare la spina ad Ark è stata una decisione sofferta da parte dei medici del Royal London Hospital, dopo che il bimbo era rimasto in coma da diversi mesi, gli indicavano che era a livello cerebrale morto. La famiglia quindi ha intentato una battaglia legale per impedire la morte del piccolo, ma niente da fare, il giudice ha autorizzato la rimozione del supporto vitale per il bambino in questione. Tuttavia la madre racconta, fa un racconto scioccante, ha detto proprio che è stato ucciso e morto in una maniera barbara. In particolare la donna avrebbe detto e avrebbe aggiunto: abbiamo visto soffocare e diventare bruciano di me. Insomma, una morte, una fine terribile, quella che ha fatto il piccolo Archie. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Iscrivetevi al canale Narrativo Italiano, commentate e Archie riposi in pace.